Beh, io diversi anni fa fui gambizzato, insomma, mi spararono perché mi battevo contro la lobby del cemento a Roma. Ha spinto perché è una scadenza molto importante. Io amo molto Ostia, perché amo il mare e ho fatto anche in passato, in tempi non sospetti, molte battaglie per le spiagge, per la pineta, l'assetto idrogeologico e mi piange il cuore come cittadino romano che un patrimonio straordinario così sia ad uso e consumo un po' della criminalità, di lobby locali, eccetera, e quindi ci vuole un voltare pagina. Io penso che invece ci sarà partecipazione, perché c'è stata questa delusione dei cittadini, questa frustrazione, questa diffidenza verso la politica, le istituzioni. Però se diciamo una personalità, cioè una persona giusta della quale si fidano e gli dà la speranza concreta, non diciamo rituale, una discontinuità, perché il mio profilo diciamo è stato mai organico, io vengo dai movimenti. Credo che possa invece la mia presenza anche animare un po' la campagna e non portarla a polemiche stupide, sciocche, inutili e dire cosa si può fare a Ostia, cosa si deve fare a Ostia, mettendoci la faccia e facendo capire che c'hanno una persona che non ha velleità di carrierismo, di cose, ma si è esposta anche in passato per le battaglie, anche se erano impopolari ma giuste. Beh, la priorità è intanto riorganizzare lì questo comune, perché lei sa, tutti i funzionari, cose, eccetera, rimette quella piccola macchina deve rifunzionare. E poi ci sono alcune cose storiche, l'assetto idrogeologico, cioè aree che vanno sott'acqua continuamente, e poi c'è questa questione del mare. Pensi, io le parlo di 15 anni, 20 anni fa, andai a tagliare un cancello perché era una spiaggia che non era accessibile al pubblico. Ostia sta, lì è nata la civiltà, la prima civiltà del mondo in questo posto. Abbiamo dei patrimoni straordinari da Ostia Antica, Porto di Traiano, una situazione ambientale, un mare fantastico, quindi deve avere una grande vocazione turistica, però non a uso e consumo di pochi, ma che sia diffusa. E poi individuare Ostia come sede di istituzioni importanti a livello nazionale, non solo internazionale, è affacciata sul Mediterraneo. C'è un livello che riguarda le forze dell'ordine, l'investigazione e la giustizia. C'è uno che poi è fondamentale di prevenzione, ricreare un'identità della città, ricreare un tessuto democratico, la fiducia nelle istituzioni, opportunità di lavoro per tutti e non per pochi. E quindi questo qui, diciamo, deve ricacciare un po' le attività criminali, no? Ghettizzarle, cioè che a Ostia uno che ha bisogno di fare una cosa la faccia con le istituzioni e non magari essendo schiavo pagando il pizzo a qualcuno. Se c'è un carabiniere o un comandante della finanza che getta fango sull'arma, si punisce la persona, il Partito Democratico a differenza di altri ha fatto grande pulizia, 2 anni di commissariamento, adesso è una pagina nuova. Il fatto che abbiano scelto me non è banale, non è occasionale, e anche perché ritengono che io posso rappresentare con la mia libertà una discontinuità e archiviare definitivamente quella pagina. Anzi, proprio questo, un partito che ha pagato questo oggi ha voglia di un grande riscatto. Beh, io diversi anni fa fui gambizzato, insomma, mi spararono perché mi battevo contro la lobby del cemento a Roma.